Senatore in quota PD, Tommaso Nannicini. Sono qua per un passaggio nella campagna elettorale e incontrare realtà importanti del mondo del lavoro e delle imprese. Ecco, noi vorremmo soffermarci un attimo sulla questione referendum, ormai è una questione di ore e i cittadini sono chiamati ad esprimersi sul referendum, sui tagli alle Camere e alla Camera e al Senato. Qual è la sua posizione, senatore? La mia posizione è che dobbiamo dire no perché un taglio lineare alla rappresentanza politica non ci porta da nessuna parte. Può aver senso ripensare il numero dei parlamentari se ripenso le funzioni del Parlamento, se rendo le istituzioni più vicine ai cittadini e più efficienti, capaci di lavorare meglio, ma con un taglio lineare solo per strizzare l'occhio alla demagogia antipolitica non risolveremo i problemi delle persone. A dimostrare che viviamo immersi in una stagione politica che ha dei ritmi davvero intensi, siamo passati da un sì quasi generale a un crescente no. Secondo lei che cosa è cambiato nella sensibilità evidentemente della politica? È la campagna elettorale che sta modificando le posizioni? Io vedo bene questo cambiamento avendo promosso insieme ad altri colleghi senatori questo referendum. Quando siamo partiti sembrava un'iniziativa stravagante, invece si è capito che tutti erano per il sì, ma adesso si sta capendo che si diffonde la percezione tra le persone, anche dopo l'esperienza terribile del Covid, che non si può giocare con le proposte politiche così un tanto al chilo. Non si cambia la Costituzione un tanto al chilo, c'è bisogno di riforme vere e ben congegnate. Quindi detta così sembrerebbe una riforma inutile? Lo è, ha degli effetti collaterali dannosi perché riduce la voce dei territori meno popolosi e meno periferici, rende il nostro bicameralismo paritario ancora più paritario e meno funzionante, quindi è una riforma mal pensata a cui è utile dire no per poi pensare ad altro. Quindi dire che è una riforma mal pensata vuol anche dire o ribadire il principio della rappresentanza, cioè del rapporto fra eletti ed elettori. Su che strada porta questa considerazione? Beh, ovviamente anche adesso c'è un problema di lontananza della politica dagli elettori. Nessuno è miope, ma la soluzione di fronte a questo problema è scegliere meglio la classe politica, riavvicinare la classe politica agli elettori, dare agli elettori la possibilità di scelta. Non è un taglio lineare che renderà la classe politica ancora più controllabile e quindi scelta dai capi partito. Avremo un Parlamento che funziona peggio, che è meno rappresentativo dei territori e solo pieno di fedelissimi dei capi partito. Quindi viene anche a mancare, diciamo, la motivazione che poi è stata consacrata sull'altare del presunto, a questo punto risparmio? È presunto, parliamo di un caffè all'anno per un italiano. Se si vuole risparmiare sugli sprechi della politica c'è una lista lunga che si può aggredire. Non si gioca con la democrazia e con la rappresentanza solo per una funzione di costo, di risparmio che poi di fatto non c'è. È pericoloso secondo lei arrivare a una semplificazione della politica passando attraverso questo sistema? Beh, è pericoloso come sempre quando si fa dei tagli lineari, ce ne siamo accorti. Se fai tagli lineari alla sanità, alla scuola, poi paghi il prezzo quando c'è una crisi. Io mi auguro che fra qualche anno, di fronte a una crisi delle istituzioni, della democrazia, nessuno si debba accorgere di quanto è stato sbagliato fare semplicemente un taglio lineare e non ripensare invece le nostre istituzioni per avvicinarle ai cittadini. Si dice da più parti che queste consultazioni elettorali per quanto riguarda il rinnovo dei consigli regionali e quelle sul referendum andranno a condizionare la tenuta del governo. Cosa pensa? Terrei separati il referendum costituzionale dalle regionali. Era giusto anzi avere campagne elettorali diverse. Sempre i referendum costituzionali si sono tenuti lontani da elezioni politiche perché è un'altra logica. Chiedi alle elettrici e agli elettori di riscrivere insieme la Costituzione. È chiaro invece che le regionali, anche se sono test parziali in regioni importanti, come sempre avranno un impatto sugli equilibri politici perché si misurerà il polso un po' della forza
dei partiti al di là dei sondaggi. Proviene da una regione che è la Toscana, che è molto vicina alla Liguria, ne confina ma sostanzialmente è diversa. Si dà un grosso peso alle elezioni in Toscana? Si dà un grosso peso perché ovviamente è una regione contendibile, non è contendibile da oggi, ci sono parti importanti della Toscana, comuni capoluogo, soprattutto nel sud della Toscana, che sono contendibili fra centro-sinistra e centrodestra ormai da anni, quindi è una regione aperta. Io mi auguro non per gli equilibri nazionali, ma per il bene della Toscana, che il Partito Democratico e il centro-sinistra abbiano un buon risultato. Un giro in Liguria, che idea si è fatto? Beh, una regione che è piena di vitalità e di energie, ma che fa ancora fatica a metterle a sistema. Penso che questo sia anche un campanello d'allarme che parla alla politica. C'è bisogno di uno sforzo maggiore per rimettere a sistema queste energie e trovare un nuovo asse di sviluppo.